Siamo arrivati a fare la scuola a casa mia proprio perché ci siamo trovati nella impossibilità di svolgere queste attività nella scuola pubblica, nella scuola ufficiale, diremmo. Una scuola così nata a casa proprio per le esigenze dei sanmarzanesi, per le esigenze dei ragazzi, dei giovani, degli adulti soprattutto. È una scuola frequentata da tante persone che sentono la necessità di portare a questo sforzo nostro di sammarzanesi un contributo proprio per, come dicevo, dianzi, per salvaguardare, per tutelare il patrimonio culturale di noi sammarzanesi. Ed è frequentato da tanta gente anziana, dicevo, che sicuramente non frequenterebbe la scuola pubblica, perché nella mia scuola, cioè in questa scuola privata, in questo doposcuola, chiamiamolo così, viene da protagonista, non da soggetto passivo che deve ricevere dal maestro, dagli insegnanti, dalla scuola la cultura, ma si sente portatore di cultura. Viene nella scuola, proprio nella mia scuola, perché scambia con gli altri, con i ragazzi, con i più giovani, scambia le proprie esperienze. Ora vorrei che qualcuno, Donato per esempio, vieni, vorrei farti scrivere una frase. Sote camavattere iaste. Io oggi sono andato in campagna, scrivo, sote camavattere iaste. Sote, lei con la lieresi, benissimo, bravo, iaste, con la i lunga, iaste, sì. Bianchini, noi come diremmo, o meglio, gli albanesi come direbbero? Lo diciamo ancora oggi, lo diciamo noi, etziast. Etziast. Sot etziast. O a una persona semplicemente, diciamo, etziast. Ma pare che tu ti sia trovato in una situazione particolare. Sì, mi trovai in una situazione proprio in un paese in Grecia che cercavamo un po' da mangiare. Etz, non esiste poco per te, vai, non c'è pane per te. Quindi all'imperativo usavano? All'imperativo usavano etz. Etz, significa vai, non c'è pane per te. Allora tu capisti? Io capivo. E gli disse, perché avete? Cioè, perché devo andare? Perché devo andare io? Non c'è pane per me? Ah, ola, ho te dico la ioni, e chiamo la Juve, e ho bisogno di Juve. Ti prego di tradurre. Allora, dice, ah, tu fratello nostro sei, gli hai sciocchioni, niente mia buca che ti dico la ioni, e se mi ricordo che cuore, perché l'aveva nascosto. Allora disse, prendi dove l'hai messo il pane, dove l'hai nascosto, no? E dagli a questo nostro fratello. Ti chiamarono fratello. Fratello mi chiamarono, io per il buco che ti dovevo essere. Pur sapendo che tu eri italiano. Pur sapendo che io ero italiano, però mi considerarono un loro fratello. Sapendo che io parlavo l'albanese. Ecco perciò noi ci interessa parlare l'albanese, perché molte volte la lingua ha risolto dei diversi problemi. Abbiamo sbrogliato delle situazioni veramente critiche. A me fa piacere perché sentire che la lingua albanese, che il nostro idioma, la nostra lingua, viene adesso rivalutata e attraverso la lingua albanese noi riusciamo a comprenderci, forse a volerci più bene. Certo, si resta sconcertati a vedere che tutto questo lavoro, che di insegnamento, che di cultura, di educazione, De Padova debba farlo, lo faccia, non dentro l'edificio scolastico, non in un'aula, non con le attrezzature della scuola, ma a casa sua. E qui c'è chiaro, qui viene proprio fuori, salta fuori un limite della nostra istituzione scolastica che complessivamente non riesce a contenere bene le esperienze educative più nuove, più importanti e di cui abbiamo più bisogno. E che il bisogno ci sia, lo dice anche tutta la folla di bambini, di ragazzi, ma anche di anziani e di anziane che si raccolgono intorno a De Padova. Però tutto questo non si riesce a farlo dentro l'edificio scuola, oppure non nella nostra Italia meridionale, ma nell'Italia centrale, settentrionale, si riesce a farlo dentro la scuola, ma a prezzo di vere e proprie lotte. Dalle ricerche fatte da voi abbiamo scoperto come tanti cognomi di San Marzano, sammarzanese, hanno origine veramente albanese. Abbiamo il cognome Borsci, Borsci, Disci, Disci, il cognome Chiloiro, ecco,
pisci, piesci, cioè piove, perché in albanese piovere significa piesci, cioè cade la neve. Poi chiloiro, chiloiro sarebbe cloggero, però io vorrei soffermare l'attenzione vostra sul cognome Capuzzi Matti, il tipico cognome sammarzanese Capuzzi i Matti. Però originariamente non era scritto in questo modo, ma così. Capuzzi Made. Cioè significa scarpa, Capuzzi Made. Infatti in Albania questo cognome non c'è. Evidentemente questo condottiero venuto qui non ha portato con sé il proprio cognome, ma era conosciuto come un soldato, un capitano, infatti era il capitano Demetrio Capuzzi Made, che portava forse evidentemente la scarpa grossa, ed è rimasto poi questo cognome con la scarpa grossa. Capuzzi Made, se noi dovessimo scrivere scarpa grossa scriveremmo Capuzzi i Made, cioè scarpa grossa, e poi italianizzato il cognome è diventato Capuzzi Made. Ora vorrei che voi mi traduceste questa frase che scrivo alla lavagna. Thank you.
può spingere a chiedersi, appunto, se questa è ancora scuola, se è ancora cultura, se non è qualche cosa di diverso, se non è perdita di tempo. Noi abbiamo una concezione ancora spesso solo arcigna della cultura. La cultura deve essere una cosa noiosa, se non è noiosa, non è. Io vorrei fare due considerazioni. La prima è che per arrivare a costruire questo tipo di divertimento che qui vediamo, il ballo, c'è tutto un lavoro enorme fatto scoprendo cose con i ragazzi, con gli anziani del paese, dal maestro del ballo, un lavoro di osservazione, di raccolta di dati, di ricostruzione, di studio, di esercizio. Quindi la fatica c'è ma non si vede, c'è il momento solare del risultato divertente di cui si è contenti e dietro c'è tutta la fatica. E questa è la seconda considerazione, cioè non è vero che la produzione di cultura sia noia, al contrario, è divertimento. Allora il problema grosso è quello di fare della scuola non un luogo di ripetizione, questo sì, ma un luogo di produzione. Questa produzione richiede impegno, fatica, quello che si è chiamato giustamente lo studio individuale, il severo studio individuale, ma lo si fa volentieri quando si arriva a un risultato nuovo che poi in sé per sé divertente. Scuola non ci sono banchi, libri di testo e i partecipanti non hanno tutti la stessa età. E poi si canta, si balla. Ma non è scuola tornare indietro nel passato, apprendere come si viveva in tempi lontani. Non è scuola rendere gli anziani protagonisti, restituire loro la dignità, la funzione, il rango che non hanno più. E soprattutto, non è scuola ripetere modelli di vita comunitaria che l'uomo si porta dentro da decine di migliaia di anni e che soltanto negli ultimi decenni si sono perduti. Chi non conosce la solitudine dei paesi meridionali, con i vecchi sul muretto della piazza, i giovani al biliardo e le ragazze a casa, chi non conosce l'alienazione tremenda delle nostre grandi città, non può certo apprezzare il valore di questa esperienza.